Bene amici di Medico Snake, per chi mi ha seguito nel video precedente vi avevo parlato in anteprima di Ciao Air, ovvero un'applicazione di messaggistica istantanea rilasciata dal nostro produttore StoneX. Ma detto questo, andiamo a scoprirla insieme nella recensione completa. Bene amici di Mitico Snake, prima di proseguire con questa videoguida voglio informarvi che in mancanza del mio dispositivo personale questa videoguida sarà fatta con degli screen allegati qui alla mia destra. Ma detto questo, andiamo subito avanti. Non appena l'applicazione Ciao IM viene avviata ci troviamo davanti alla scheda delle chat recenti, ma mettiamolo un po' da parte. Proseguiamo con ordine. Partendo con ordine, come prima scheda troviamo la scheda delle chiamate, là dove vengono visualizzate chiamate e videochiamate in entrata e in uscita da e verso i nostri contatti. In basso a destra troviamo il pulsante Fab, ovvero quel pulsante che riprende lo stile del material design che consente di effettuare alcune delle operazioni come inizia nuova audiochiamata, inizia nuova videochiamata, cancella registro delle chiamate. Andando avanti troviamo la scheda delle chat recenti, là dove noi visualizzeremo tutte le conversazioni inviate e ricevute da e verso i nostri contatti. Tenendo premuto su un singolo contatto compare un menu contestuale che permette di effettuare quattro tipi di operazioni diverse. In basso a destra troviamo nuovamente il pulsante Fab che consente di effettuare tre tipi di operazioni, di cui nuova chat di gruppo, nuova chat segreta, nuovo broadcast. In alto a destra invece, posizionato tra il pulsante di ricerca e il pulsante delle impostazioni, troviamo il radar che, se cliccato, consente di effettuare delle ricerche nelle vicinanze tramite GPS di utilizzatori di Ciao IM. Nella stessa schermata troviamo il pulsante Attivami nelle ricerche, vale a dire per chi sta utilizzando Ciao IM e chi sta utilizzando tale funzione, noi saremo visibili nella lista delle ricerche. Entrando nel vivo di una conversazione invece, sulla parte sinistra del campo di testo, là dove noi scriviamo i nostri messaggi, compare l'icona di un simpatico castoro che, se cliccata, mette a disposizione tre diversi tipi di emoticon, di cui proprio il simpatico castoro, lo Stonex One e un altro pupazzetto che, se tutte e tre sommate insieme, fanno riferimento ai nostri stati d'animo che noi vogliamo pubblicare in chat. Per quanto riguarda l'invio dei file, Ciao IM mette a disposizione l'invio di varie tipologie di file e permette l'invio sia singolo che sia multipli. Andando ancora avanti troviamo la scheda Amici. In questa scheda Amici, non appena viene aperta, in primis compaiono tutte le persone che utilizzano Ciao IM. In basso a destra troviamo nuovamente il pulsante Fab che consente due sole operazioni, quella di aggiungere un nuovo contatto e di aggiornare la lista dei contatti. Andando ancora avanti invece troviamo la scheda degli spider, che se clicchiamo su uno di questi spider consente di avere informazioni su quel singolo spider, ma al momento non sono ancora utilizzabili perché sono ancora in fase beta, come tra l'altro tutta l'applicazione è ancora in fase beta e quindi ci aspettiamo un aggiornamento per poterli utilizzare. Finalmente siamo arrivati all'ultima scheda. L'ultima scheda si chiama Pensieri. Questa scheda è come se fosse un vero e proprio social network perché permette di vedere tutti i post che gli utenti di Ciao IM andranno a pubblicare ed abbiamo la possibilità di mettere un mi piace e di commentare quei post. In alto a destra, posizionato tra il pulsante di ricerca e il pulsante delle impostazioni, troviamo l'icona della campanella, là dove noi possiamo andare a vedere tutte le notifiche che ci arriveranno dalla scheda Pensieri. In basso a destra troviamo nuovamente il pulsante Fab che consente un'unica opzione, è quella di creare un nuovo post che noi andremo a pubblicare sulla scheda Pensieri di Ciao IM. Finalmente parliamo un po' delle impostazioni. Esse sono raggiungibili da qualsiasi scheda che noi abbiamo visto in precedenza ed esse sono raffigurate dai tre puntini in alto a destra, che se cliccati compaiono due voci, stato e impostazioni. Cliccando sulla voce stato funziona un po' come WhatsApp. Essa permette di farci impostare il nostro stato personale ed essere visibile a tutti gli utilizzatori di Ciao IM.
Entrando nelle impostazioni vere e proprie, troviamo svariate voci per personalizzare un po' i vari ambiti di Ciao AM. Non vi apro la voce profilo per motivi di privacy, ma se cliccata possiamo personalizzare la nostra foto profilo e cambiare il nostro nickname. Scendendo ancora più in basso troviamo la voce impostazioni chat, con quattro voci differenti, di cui download automatico dei media, che se attivata consente di ricevere in automatico tutti gli allegati e tutti i media che i nostri utenti ci inviano. Cancella chat. Cliccando questa voce noi andremo a cancellare tutte le conversazioni che abbiamo avuto con i nostri contatti. Contatti bloccati, in questa voce noi andiamo a visualizzare una lista nera di contatti di cui noi abbiamo bloccato in precedenza. Mostra anteprima, questa voce si è attivata, dalla barra delle notifiche noi visualizzeremo un'anteprima del messaggio dell'utente di Ciao AM che ci ha inviato. Scendendo in basso troviamo la voce notifiche. La voce notifiche permette di personalizzare sia la suoneria e sia la vibrazione, sia per quanto riguarda le chat singole e sia per quanto riguarda le chat di gruppo. Scendendo ancora più in basso troviamo la voce timeline, con solite tre voci, quindi like, commenti e menzioni. Quindi se tutte e tre queste voci sono attivate, dalla nostra scheda pensieri e dalle notifiche allegate ad essa andiamo a visualizzare tutte queste cose che noi abbiamo attivato da questa scheda. Scendendo in basso ancora troviamo la voce about. About vale a dire qui abbiamo a disposizione tutte le informazioni di Ciao AM e di tutti gli sviluppatori che hanno lavorato. Scendendo ancora in basso di là un amico, che se cliccata compare la scheda di condivisioni di tutti i social che noi abbiamo inserito nel nostro dispositivo. Bene amici di Medico Snake, siamo arrivati alla fine di questa recensione di Ciao AM, là dove ho tratto alcune conclusioni sia positive e sia negative. Partiamo subito da quelle negative. Purtroppo il servizio di messaggistica di Ciao AM non è del tutto reattivo, sia per quanto riguarda messaggi invio e in ricezione, sia per quanto riguarda le audiochiamate e sia per quanto riguarda le videochiamate. Per quanto riguarda le videochiamate, la qualità del video non è che sia un granché, però permette di farci fare la videochiamata. Per quanto riguarda l'audio, sia in chiamata, sia in videochiamata e sia nei messaggi, risulta molto molto basso. Per quanto riguarda gli spider inseriti dai dev di Ciao AM, beh, stanno messi lì a caso perché non sono funzionanti. La stessa cosa vale anche per le traduzioni, purtroppo alcune traduzioni stanno messe lì a caso, quindi sia per quanto riguarda questi punti negativi di Ciao AM ci aspettiamo un aggiornamento che li vada a risolvere. Mentre invece gli aspetti positivi che mi sono piaciuti di Ciao AM è che l'unico che a mio parere ho trovato è il pulsante fab, che riprende lo stile del material design, che consente di effettuare alcune di quelle operazioni. Se la video recensione vi è piaciuta, fatemelo sapere con un like, e tutte le informazioni relative a questo video sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.wordpress.com. Per raggiungere facilmente il link relativo all'articolo ve lo lascio in descrizione. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.